Un saluto a tutti da Snowkills e ben ritrovati in un nuovo video su Castle Clash. Allora ragazzi, piccola premessa, mi sono rimesso un pochettino a giocare dopo l'ultimo video, mi sono riappassionato rientrando in questo gioco che ha significato così tanto per me, ma vi assicuro mi sono perso totalmente nelle decine di modalità presenti, alcune delle quali neanche sono riuscito a rifare un'altra volta perché me le sono perse, quindi veramente un gran casino. E in questo video per lo più volevo andare a scartare Regina Vespa, mi pare, che abbiamo trovato nell'ultimo video e che ancora non prendo, perché la mattina un po' ci sto giocando e volevo provarla a usare. Quindi siccome ve l'avevo promesso, lo faremo in questo video. Cosa molto importante è che ci sono cose che davvero, ragazzi, ne hanno messe troppe anche sui personaggi, sugli eroi, quindi non so effettivamente bene cosa mettere su quale eroe, cosa vale la pena a questo punto potenziare, cosa no. L'unica cosa che un pochettino gli ho dato un boost è qui il Minotauro, perché comunque Minotauro è Minotauro, quindi qui equipaggiamento, cambierò questa roba qui. Gli ho potenziato un pochettino queste stelle, un sacco più di punti vita, più attacco, insomma un pochettino su di lui ci sono andato abbastanza convinto, ma gli altri non li ho proprio toccati, sia perché volevo tenere le risorse per la Vespa, sia perché davvero non so più cosa è buono, cosa no. Le skill sono tostissime. Oltretutto ho anche perso la formazione, perché sono andato a caricare, insomma, da qui è un casino di carica salva sul Claude, un gran casino, e mi ha perso il mio villaggio come era posizionato per gli attacchi, quindi grande fregatura, dovrò rifarlo pure quello, ovviamente non ricordandomi nulla, eccetera, quindi casino allucinante. Fatta questa piccola premessa, potreste sentire il gatto che da quando abbiamo cambiato casa c'ha un po' di lamentele da fare, e andiamoci a scartare il nuovo eroe che ho trovato l'altra volta, anzi ne sono due, ho sbloccato qualche slot prendendolo dal qui dal mercato, insomma, e abbiamo anche un ingaggio gratis. Sto accumulando un altro po' di gemme per il prossimo roll. Qui c'è un ovetto che ce lo andiamo a prendere. E niente, mi dice ogni tanto di fare questa roba qui, ma non ho le pietre, non ho niente. Insomma, un casino, ragazzi. Un cambia gratis. Rigenerazione 1, non ci facciamo niente. E quindi, dopo averlo detto una decina di volte, andiamo ad aprire questa benedetta Regina Vespa. E anche qui Atena, che non avevo neanche questa, quindi ci prendiamo Atena. Confermiamo l'utilizzo. Eccola qua. E ci prendiamo Regina Vespa. Ed eccola qui. Perfetto. Fatto questo, anche questa roba qua. Nessun frammento di roba utile. Spero anche che i frammenti non mi occupino lo spazio, perché qui di spazio ce n'è poco. E voglia di buttarci le gemme, francamente, non ne ho. Poi ho un sacco di queste pietre, questa roba, ma davvero non so che cosa farci. E andiamo a potenziare questa regina, questa cosa qui. Allora, vediamo dove sta. Eccole qua. Causa 80% di danno attacco agli obiettivi vicini in un'area ogni 0,2 secondi per 5 secondi. Aumenta velocità di attacco del 18% per 5 secondi a 5 eroi amici. Inoltre guadagnano 15 energie ognuno. Recupero 6 secondi, questo eroe è immune a silenzio e condizioni di calamità. Anche Atena non è che faccia schifo. E in più mi è uscito con spiegare 5. Quindi posso farla salire di livello rapidamente. Con Furia 1 infligge il 145 di danno dell'attacco a bersagli nemici di fronte, quindi aumenta il loro danno ricevuto del 6% e riduce le cure ricevute del 26% per 3,5 secondi. Aumenta anche accuratezza di un massimo di 10 eroi amici vicini del 10% per 3,5 secondi. Questo buff non può essere rimosso. Recupero 5 secondi. Questo eroe è immune al silenzio e alle condizioni di calamità. Quando questo eroe viene attaccato, dona una riduzione del 70% di danno a 2 eroi amici con IPF più bassi per 5 secondi. Tempo di recupero 5 secondi. Qui voi mi dite che è forte. Io mi fido sulla parola, anche perché magari me lo dite conoscendo anche le condizioni degli altri eroi. Quindi io vado a bloccare con il lucchettino questi due e andiamo a potenziare un pochettino lei. Allora, che cosa andiamo a fare? Andiamo a guadagnare exp 13-19, raggiunto il livello massimo, potenzia. Spero di avere ora a sufficienza, ma ne dubito fortemente. Potenziamo ancora.
Poi facciamo un po' così. No. Ok. 60. Anche perché poi ci sono le evoluzioni e quant'altro, quindi la situazione si complica. Facciamo così. Mi ricordo un po' anche come si fa. A farli salire di livello. 19. Facciamo... Non, i libri blu non si possono usare. Quindi facciamo di blu, dai. Ah no, 80, cioè no, allora ci mangiamo questi. Livello massimo raggiunto. Potenze ancora. 7, 13, 17, 18, 20. Andiamo di blu, 20. Ok, livello 120. Questi ce ne ho 145, quindi ci andiamo larghi. Livello 20, subito raggiunto. 140. Io mi voglio fidare che questo è forte, ci sto mangiando un bottaccio di libri. Facciamo così, portiamo al massimo. Poi ne togliamo uno e portiamo a 20, 160. Bella tosta la questione, quindi... Facciamo una bella cosa, dato che... Vabbè, diamogli qualcosa così. Anzi no, questi non ce li spreco. Perché do questo e poi vado a farmi... Vado a farmi queste modalità qui, delle quali sono saturo veramente. Tipo spazza questa roba qui, ci mettiamo... Ci mettiamo Regina Vespa, che dove sta? L'ho passata sicuro? Sì. L'ho passata sicuro, era più qui. Eccola qua. E spazzo queste cose qua. Rispazza da un bottaccio di exp, quindi vediamo un po'. 165 ci manca per 180. Mi becco anche le altre risorse. Sì, uso. 84, ce n'ho 83. Vediamo un po' a che punto siamo. 169 ancora. Quindi si può. Ma devo farlo di ogni cosa, cioè ognuno. Che palle. Vabbè, andiamo un po'. Vai, vai, go, go, go. Sono insopportabile. Vediamo un po' a che punto siamo. 174. Tanto mi becco anche i frammenti lì, da 120 alla volta. Vediamo anche che... ah no, niente, sono sempre le stesse, almeno questo è sempre la stessa cosa. 176. Non manca molto. Non manca molto, ci si può fare anche con i dungeon. Andiamo di dungeon, dove staranno mai? Qua. Polle, ovviamente sono pieni, nonostante prima me li sono mangiati. Eccola qua, 7. Vediamo un po' a palla di fuoco, vediamo qui 178. Ci siamo quasi. Vediamo, vediamo, fatti un bel po'. Non è tanto per quello, era perché volevo vedere. Ok. Beh. Li faccio, di quanto si vorrà sgravare. Di quanto si vorrà sgravare, vediamo. Ah, vabbè, dai, usiamo un'altra. 179, quindi ci spazziamo pure questa. Prima che finiscono, vedo se facciamo ancora un altro. Ok, ci dovremmo essere. Ci dovremmo essere. Eccola qua, ancora 179, andiamo a guadagnare X con questi librettini. 179 più 1, troppo, facciamo così, va bene. Ok, potenza, 200 adesso. Allora, per evolverlo c'è bisogno di un questo, un questo e un questo. Che roba è? Però ho i frammenti, 20.000. Quanti frammenti ho? Vediamo. Ho 130.000 frammenti, quindi 20.000, vabbè, ce li metto perché un'altra carta di questo proprio non ce l'ho. Quindi facciamo così ed evolviamo.
puoi recuperare se guarda. Ah, già è vero, potevo evolvere a 180. Me l'ero completamente dimenticata questa cosa. Vabbè, mi ridà i libri indietro. Cioè, l'ho fatto inutilmente, ho soltanto perso un sacco di tempo. E trasformato, vabbè, ho trasformato l'esperienza dei dungeon e delle ondate in libri che potrò usare un po' come mi pare. Ah, eccoli qua. Ok, ritira tutto. Mi ero un attimo dimenticato che te li dava lì, poi mi è venuto un flash. Quindi un attimino, sì, si deve continuare a potenziare perché sennò... 180 e mi è finito l'oro. 180 prima evoluzione, vabbè. Giusto per la gloria, per vedere un attimino che cosa fa. Anche se adesso scendere soltanto lui, invece... Non l'ho messo, ci ho messo match testa. Proprio questo villaggio che non aveva niente che skillava da lontano. Che palle, andava benissimo per vederla. E io non l'ho mai vista, quindi mi interessa un attimino. Prendiamo un dungeon normale. Poi il terzo. Uno un po' più così. Attacca, combatti, non fa niente. Ecco, una situazione del genere ci è favorevole per il test. Perché ha buttato il ghiaccio? Non si sa. Allora, forse c'è un tasto salvato. Mettiamo un attimo lei qui. Vediamo che cosa fa. Allora, tira una spadata, miss. Miss, distrugge una cosa gigante davanti a sé. Poi che fa? Skilla e fa, insomma, questa cosa gigante davanti a sé che sfonda tutto. E... sì, anche un bel effetto grafico di sfondamento. In più ho letto che dava dei buff sia ai nemici, debuff ai nemici e dei buff ai compagni, mi pare. Se non ricordo male, quindi. Malpicchia tutti, adesso riskillerà 6 secondi. Vabbè, sembra figo, immagino che poi potenziandola, eccetera, con questa mega legnata frontale faccia un sacco male, quindi... Mi avete consigliato bene, la finirò a potenziare con tutte le varie cosette qui. Intanto riempiamo le magie e quindi posso anche evolvere. Ma quando mai? Deve salire di un livello? Ricordavo che si poteva evolvere a 180. Ah, però forse seconda evoluzione 200? Non mi ricordo proprio. Qui 60.000 frammenti. Bam! Una legnata allucinante. Questa volta è una bella legnata. 60.000, cioè ho 3 copie, manco una copia. Andiamo a provare con queste 900 gemme a vedere se mi dà un doppione, cioè una vera lotteria. Non c'ho manco qua i posti qua. Ottieni uno sconto, no, no, che sconto, che sconto. Dov'è? Dov'è? Ingaggerò i carte senza sconto. Vediamo, 600, 450, vabbè non me la darà mai, 300 me le tengo per varie sfide e cagate varie. Niente. E quindi, evolvi, ci servono un botto di soldi? No, ho tutto, ho anche le pietre. Le pietre ce l'ho, ho tutto, evolvi, mi ridà 127 libroni, evoluto con successo, procedi, pungiglione, questo ora puoi usare l'equipaggiamento, ottieni. Ottieni equipaggiamento, equipaggiamento. Pungiglione. Che aumenta. Che devo fare? Da tutti questi. Mamma mia, un attimo me la devo guardare sta storia perché c'è un casino. Però gli ho fatto la seconda evoluzione. Come se non ci fosse un domani, ci ho usato praticamente tutto. E qua ottieni 30. Non c'ho più oro. Vabbè, un casino. Iscrivi emblemi. Gestisci emblemi. Vabbè. Tema. Oh, vabbè. Li rimetterò, farò crescere la skill. Qua abilità. Ogni abilità. Oggetti. Ho tutte ste mega sfere qua. Mettiamo questo, questo. 3, 4, 5. 6. 7. Aspetta, almeno 8. Almeno 8. Non c'ho palle sufficienti. Per pochissimo. Vabbè, ci utilizzo allora. Facciamo 7. Questo. Utilizza. Poi ci metto un po' di questi. Un po' di questo.
po' di questo. Ma comunque ci manca davvero un sacco, quindi non so se vale la pena sprecarci questa roba qui. E, livello 7, 300 di danno, bersagli nemici di fronte. Livello 1, guadagniamo sempre la solita exp che mi vado a riprendere indietro qua i libri. Però mi sono pappato veramente un bel po' di roba che avevo da parte, un saccaccio di frammenti. Sono rimasto con 51.000. C'è anche quell'altro che non mi sembra per niente scarso lì, e sarebbe figo potenziare anche quello. Lei cosa ha gli obiettivi vicini in un'area, che sai questa cosa la devo vedere, perché ogni 0,2 secondi per 5 secondi recupero 6 secondi. Questa è forte comunque, questa pure è mica male. E anche questa cosa qui dell'exp, quindi posso spazzarci roba e dovrebbe salire relativamente in fretta. Comunque, siccome mi sono prolungato parecchio in questo video e vi avevo promesso che la spacchettavamo insieme, quindi a spacchettare l'abbiamo spacchettata e gli abbiamo fatto pure la seconda evoluzione, che non è male. Non so se mai si sono inventati anche la terza evoluzione, spero di no, perché la possiamo vedere con qualche eroe second evo. No, nessuna seconda evoluzione, capotribù minotauro qui. Sono tutti da rilucchettare, quindi massima attenzione e niente. Ragazzi, spero che il video vi sia piaciuto, qui con questa regina Vespa, che da potenziare poi nei prossimi video, la vedremo con la skill un po' più alta, insomma qualcosa così. Mi avete detto che è forte, quindi io mi sono fidato, anche perché ne sapete ovviamente più voi di me, in quanto io davvero mi sono perso nelle decine di modalità, decine di cose che hanno messo. Dovunque clicco c'è qualche sfida, qualcosa da fare, alcune che mi danno premi che non ho, altri che ce ne ho tantissimi, insomma non ci ho capito più niente. Un po' alla volta sto cercando di rimettermi in pari, ma sono davvero tantissime modalità, è una confusione allucinante. Passate a visitare la mia pagina Instagram, che è l'unico social che sto frequentando, lasciate un bel like e un commento qui sotto. Io vi saluto e ci vediamo come sempre nel prossimo video.